È da qualche tempo che ho conosciuto un barbiere pazzo, un po' strano, un po' particolare. Pazzo se lo avessi qui accanto a me, gli chiederei: ma com'è nata questa passione per il tattoo? Ce l'hai con me? Boh, io parlavo di barbiere pazzo. Perché ho visto della gente con quei capelli. Ok, mi dispiace, ma forse non ero io. E lì ho detto: adesso devo imparare a disegnare sui capelli, per forza. Sui quadri ero stanco, sulla pelle anche, e loro ho detto: sui capelli sì. E quindi? E quindi cosa? Non lo so. E ho cominciato a disegnare. Ah, okay. Poi ho conosciuto un signore, sembrava una certa età, invece aveva. Era un po', sì, più giovane di me, che mi ha proposto una sfida. Di riuscire a fare dei corsi di Aitatu. Perché? Perché quello che lui faceva, questo personaggio un po' strano, era così particolare, era così bello, era così straordinario, che riusciva davvero ad attrarre tantissime persone. Allora ho detto: bene, perché questo che tu sai, questo che tu conosci, perché non lo metti a disposizione di tutti? Ce l'hai con me? Sì. Perché? Perché lo volevo tutto per me. Invece poi ho conosciuto ancora questo vecchiotto, come ho detto prima, ed è partito tutto questa foga dell'eye tattoo, per cui ho detto: ma sì, buttiamo tutto e vediamo. Quindi il suo obiettivo, l'obiettivo di questo barbiere, parrucchiere bravo, qual è oggi? Se lo avessi accanto glielo chiederei, però visto che siamo da tutt'altra parte. Sei lontano però. Siamo molto lontani. L'obiettivo è quello di far conoscere il più possibile questa arte, perché effettivamente è un'arte che si trasmette sui capelli semplicemente con una mano e la macchinetta. Attenzione, ma per fare un hair tattoo fatto bene, dimmi, ok, sì, devi essere necessariamente un artista, devi essere necessariamente bravo nel disegno? No, assolutamente. Ma come no? Se ti dico di no, fidati. No. Ma se io non so disegnare, vuol dire che un hair tattoo non lo potrò mai fare. E perché? E tu ti hai insegnato a scrivere? Sì. Allora, ma ti ho messo 18 anni per imparare a scrivere, ancora oggi forse non è che... Prima elementare impari subito a scrivere, poi c'è chi sviluppa la scrittura meglio, chi resta così così. Lo stesso è l'hair tattoo. Inizi da piano, una riga, due righe, tre righe, papà, una stellina, e tu nel corso che farai con noi, tu riuscirai a fare quello che non pensavi mai al mondo. E ci sono tante persone oggi che hanno fatto dei corsi di hair tattoo che non sapevano disegnare, sono usciti di lì e oggi... Come sto? Sto bene? Più o meno. Vabbè. Quindi possiamo dire con estrema chiarezza, con estrema sicurezza, sì, che chiunque, sì, può fare un hair tattoo, anche chi non sa disegnare. Ci sono tantissime persone oggi in Italia che hanno frequentato un corso di hair tattoo, che sono usciti da due giornate intensive di corso. È intensive nel vero senso della parola. Ed oggi realizzano degli hair tattoo, esatto, base, ma comunque fatti in modo perfetto. Ma ti ricordi che una volta anche tu hai fatto una stella? Certo. Lui non ho mai preso una macchinetta in mano e che tra l'altro non so neanche disegnare. Perciò tua conclusione qual è? La conclusione è che... La conclusione? Ripetiamo. La conclusione secondo me è chiara, è semplice. È che se vuoi incrementare il tuo lavoro all'interno del tuo salone, se vuoi renderti un attimino differente rispetto alla concorrenza... Se vuoi far felici i bambini soprattutto. Se vuoi far felici i bambini e se vuoi utilizzare un metodo ben preciso, semplice, un metodo base... che ti può dare la possibilità di fare un hair tattoo in pochissimo tempo, ma soprattutto fatto bene. Grazie. Il segreto qual è? Venire al corso. Hai botte, ok. Venire al prossimo corso di hair tattoo. C'è una tournée di 5 date, gireremo tutta quanta l'Italia. Date. Partiremo subito dopo il Cosmo, prof. Insomma, io vi consiglio nel frattempo di seguirci. Esatto. Io vi consiglio soprattutto nel frattempo di seguire Jean-Pierre, di seguire la sua pagina Facebook, di seguire il suo profilo, perché in questo periodo darà tantissime informazioni utili, farà tantissime tattoo che potete ricopiare, li possono ricopiare, sì. Io imposterò dei nuovi tattoo
ai tattoo leggeri, così potranno riprodurli e allenarsi anche per il Cosmo. Perfetto. Prof, anche perché al Cosmo, prof, esatto, verranno tutti. Ci sarà una grandissima novità. Sarà l'esercito dell'air tattoo al Cosmo, prof. Quindi seguiteci, state con noi, perché ne siamo davvero tanti. Ne siamo davvero tanti. Jean-Pierre Giacobbe. Per Luigi Favia. Vi aspettiamo. Ciao. Shut up and sit down.